pace a tutti da Radio Messaggio Cristiano. Anche oggi sta iniziando il culto, seguiamolo bene insieme e scopriamo insieme cosa il Signore ci dirà. Pace, buon ascolto e buona visione a quanti ci seguono da YouTube e Facebook, dove già sta andando in onda, non soltanto quindi via radio. Pace, buon ascolto, buona visione e a fra poco. Alleluia, benedetto il tuo santissimo nome, Signore, alleluia, lode, onore, gloria a te, Padre, a Gesù e allo Spirito Santo. Ancora questa sera da tutti quanti noi che, Signore, siamo la tua famiglia particolare, gloria al tuo nome, perché in ogni tempo, Signore, tu hai avuto i tuoi che in un certo numero particolare. Alleluia, questa sera ci hai ancora onorati facendoci parte di questo numero, Signore, anche se piccolo, alleluia, come quantità, gloria al tuo nome, ma molto grande al tuo cuore. Quindi, oh Signore, da questo luogo che ti sei scelto e dal, Signore, tempio del nostro corpo, della nostra vita, alleluia, sale a te, oh Signore, salga a te nel nome di Gesù e insieme a Gesù il sacrificio della lode, ara la mascita la mazzia, alleluia, ora e sempre in eterno, alleluia, amen, 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 alleluia. È importante cercare Dio
e aspettarlo, saperlo aspettare. Perché, fratelli, chi non sa né cercare né aspettare Dio si caccia in te guai. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Perché guardate, mi ha fatto venire alla mente il Signore una cosa importante, importantissima nel sapere aspettare. Se vi ricordate, il re Saul era stato scelto da Dio pure. Sì, dice, il popolo lo ha pressato, va bene, perché voleva un re, allora il Signore gli provvide, diciamo, questa persona che era molto robusta, era imponente proprio, direi adatta per essere un re di Israele, come lo volevano il popolo, no? Come lo voleva il popolo. Allora, il profeta Samuele cosa gli aveva detto? Di aspettare l'Eterno. Alleluia. Amen. Per lui continuare a fare la volontà di Dio. Invece Saulo non ha saputo aspettare. Intanto prima guardate quante disubbidienze. Ecco chi è disubbidiente al Signore. Dura poco. Amen. E fa danno. Alleluia. Quindi pensate voi che lui, per non aver saputo aspettare il profeta Samuele che arrivasse, che poi, come il Signore gli aveva detto per mezzo del profeta Samuele, ha offerto lui il sacrificio e si è attirato su di lui la maledizione di Dio. Alleluia. Amen. Vedete che il Signore non arriva mai tardi o troppo tardi. Il Signore arriva a tempo giusto. Dice, guardate, ma sia glorificato il Dio, che Lui mi dà quello che devo dire, e io lo dico. Quando il Signore ha messo nel mio cuore di fare la radio, no? Io non ho fatto la radio per ambizione, per vanità, per far vedere che sapevo fare, nel modo più assoluto, ve lo dico in verità. Sapete perché cosa ho fatto la radio, come ho detto? L'ho fatto esclusivamente col pensiero che tante persone, tanti credenti malati che non si possono recare nelle proprie chiese potessero ascoltare, diciamo, la parola di Dio e i cantici, scusate, attraverso la radio. Solo per questo, questo è stato il motivo iniziale. E che poi, questo è sempre un... Alleluia. E allora, ricordo che cominciai a fare prove. Allora, diciamo, io incominciai a fare queste prove, perché giustamente non sapevo come si faceva la radio, però io, siccome me ne intendevo un poco di radiotecnica, allora cercai di fare, sapete, ho fatto un piccolo trasmettitore, allora l'ho fatto io stesso, con le mie stesse mani. Però giustamente sapevo che quel cosino lì non poteva funzionare, era solo per fare le prove. Allora, che poi mi sono rivolto ai tecnici veramente che hanno costruito il trasmettitore. Allora, mi ricordo, per non fare le cose di testa mia, a me, ho incaricato una sorella della chiesa che frequentavo affinché pregasse, a me, per qualcosa che io chiedevo al Signore, però senza dirle a questa sorella il motivo, perché fratelli, se uno vuole che una rivelazione arriva e è una rivelazione autentica, non c'è da dire manche forse budetta che tu chi è, perché altrimenti arriva una rivelazione da destra, di piede, da destra, da sinistra, da sotto, pure i morti se lo succedono. Quindi le rivelazioni per essere autentiche non le deve sapere nessuno,
deve essere una cosa vostra, intima, personale. È così, diciamo io, perché ho detto, Signore, se tu vuoi che io, se è un desiderio mio, allora io lo elimino. Perché sapete, ho sempre avuto questa paura io, Signore, ma sei tu o sono io? E questo timore bisogna averlo, fratelli. Non bisogna essere mai, no, un Signore mi disse, un Signore mi revelò, un Signore mi ordinò. Che io ho bar, un Signore ordina. No. E allora, ho fatto pregare questa sorella senza che sapesse niente. E lei, pregando, dice, mi ha mandato a dire con un fratello, che era suo genero. Ora, se non è stato che non un rappo, dice. Vabbè, ma tante sorelle hanno il genere, no? E allora, però, allora mi ha mandato a dire con suo genero, dice, di a Nino di attendere ancora un poco. Gloria a Dio, dice. Allora non era desiderio del mio cuore. Amen. Allora è da parte tua, Signore, perché se tu mi dici che non è ancora il tempo, allora, Signore, è da parte tua. Amen. E in quest'arco di tempo sempre pregavo, dicevo, Signore, quando tu vuoi, e intanto mi occupavo sempre del mio lavoro. E a un certo punto, mentre stavo lavorando, come sempre mi succede, vedete, non è che le cose mi accadono in preghiera, tante cose, fratello, non mi accadono in preghiera, sapete perché? Perché io non, perché in me non nasca il dubbio che possa essere autosuggestione, suggestione, amen? No, suggestione, suggestione, insomma, mamma bugiai, mamma capisco, no? L'importante è questo. E allora, quindi, perché in preghiera, sapete, se uno può pensare che avrà, se uno perché dice, Signore, ti stai pregando, sai, un piatto di pasta a forno, Signore, ti prego, allora vada a tale posto la vendono e chi da dà buona, ma già io un nostro cerevello che parlo che o Signore dice a casa la tanta cosa dai perché dai buona. Amen. Sono riuscito a far capire. Quindi uno non deve mai ecco, pregarsi. Allora, mentre io stavo lavorando, ecco la preghiera, Signore, quando tu vuoi. Mentre stavo lavorando, ecco un pensiero alla mente, come una voce, che mi disse, ma aspetta, ma quant'è questo tempo che deve aspettare? Che stai aspettando? Perché già erano trascorsi, non so, forse qualche 8 mesi, qualche cosa. Perché io dissi, oh, Signore, se tu dici, no, non vuoi, io non ne faccio. E così, ecco, vedete, quando, fratelli, uno in buona fede chiede al Signore e aspetta. Amen? E lui stesso, se è tardo, se già siamo in ritardo, il non avvetti, dice che fai, lo svegliate. Infatti, così improvvisamente, mentre io lavoravo per i fatti miei, dice, ma quanto tempo devo aspettare? Oh, Signore, vero, quanto devo aspettare? E che devo fare? Allora mi rivolgo nuovamente a quest'altra sorella, a questa sorella, e se non io, sempre per mezzo del suo genere. Ci siamo, già dice il suo genere così, di pregare. Sì, allora, lui va, la sorella prega, in preghiera presentò la cosa, dice, di a Nino che è ancora in tempo. Figlio, la nostra canne, che canne, magari fosse canne di macello, no? Ma se dai? Signore, io ho aspettato tanto tempo, e ora dice, io ho colpa, io ho aspettato, io ancora in tempo, oh, ma guarda, che fare allora ora? No? È ancora in tempo. Fratelli, gloria a Dio, effettivamente, già il tempo stava oltrepassando quello stabilito da Dio e il Signore mi ha svegliato. Dici, che fai? Dorme e aspetti veramente che io... Allora subito mi sono dato da fare
chiedendo, ecco, allora a quel punto, signore, che fare? Aspetta, entrai un po' in confusione, in agitazione, perché confusione pure, agitazione, confusione, ma che fare? Come rivolgere? Perché non è che potevo fare la radio con quel trasmettitorino che avevo fatto io, non si poteva, che mi faceva ridere, non si poteva, no? Ci voleva un trasmettitore veramente professionale, alleluia. Allora, dico, faccio, signore, gloria al tuo nome, allora, io non conosco nessuno, signore, mandami dei tecnici, quelli che fanno queste cose, perché io non conosco, non so manco dove si trovano sta gente, chi sono, chi non sono. Fratello, all'indomani mattina mi arrivano due persone. Dice, permesso. Dice, buongiorno. Buongiorno. Lei è il signor De Luca? Sì. Dice, lei ha la piega tubi? Ecco, ci disse. Dice, perché abbiamo girato tutto Messina e l'unico che aveva girato tubi, non dissero che lei perché fa lei, io facevo i mobili metallici, fratello, poi sono giro tutti, presso piegarrici, tutte cose, ma prima a Messina i Ferrari avevano quattro cose, posso andare. Io tantissimi anni fa, era una piccola, fabbrichetta, però attrezzatissima. E infatti loro gli hanno detto, dice, guardi, l'unico qui a Messina che ha la piega tubi è De Luca, che dice, ha l'officina là sotto, così così. E quelli quindi sono venuti. Però sì, perché? Dice, perché guardi, noi siamo dei tecnici. Dice, come io ti sei ricchi come un coniglio. No? Dice, come? Siamo dei tecnici, dice, che facciamo trasmettitori. Che? Dice, facciamo trasmettitori e ci servono delle antenne. Madre, disse, dice, grazie signore che mi mandaste fino a casa. Come avevo chiesto io al signore, io avevo un saggio con cui con la luce, che sta qua. Ma allora io subito. Ci disse, sì, certo. Allora, per costruire le antenne, non è che si possono costruire così, uno aveva dubbi e costruisce a modo... No, perché ci vogliono delle misure ben precise, perché, fratelli, ogni antenna deve risuonare sulla propria frequenza. Poi c'è una certa tolleranza, però infatti venivano costruite, soprattutto allora. Poi sono uscite le antenne a larga banda, chiamate, però allora ancora era all'inizio, però già io avevo fatto le prove prima, un paio di anni prima, poi loro, insomma, più o meno quello. E allora, guardate, signori, mi sta facendo una cosa, io non lo so, cioè non so le cose vostre. Ma io so, signore, perché mi sta facendo fare questo discorso. Non so per chi, cioè è per tutti. A partire, non essere precipitoso in una cosa. In dialetto come diciamo? Prisciolore. Prisciolore. Perché la gattina frettolosa fa dici gattini ciechi, a me il prisciolore vuol dire, insomma, frettolosa. E allora, quindi, dico, guardate, io muto, cioè, sapete, dice, quindi, guarda, dice, le cose, quindi mi facevano vedere un disegno, come era fatto, le misure. Allora, le matrici delle perché avevo tutta la serie con le matrici per piegare i tubi, per esempio a partire dai tubi piccolini, sottilissimi, a tubi grossi. Amen? E ogni, vedete, ogni diametro di tubo aveva anche un raggio per la cosa. Quindi quello che loro avevano in base al diametro del tubo, il raggio non corrispondeva alla matrice che avevo io e che era in commercio di questo macchinario, perché la casa costruttrice che fa questi macchinari, quelli fanno queste cose, proprio gli ingegneri calcolano il diametro del tubo per dare poi la misura del raggio della matrice del rullo. Amen? È tutto calcolato, non è solo cose fatte a caso. Amen? E allora la cosa non risultava. Ho detto, guardate,
La misura non è questa come ce l'avete voi qui nel disegno, perché la misura in base al diametro del tubo che voi volete utilizzare per questo tipo d'antenna, e la matrice che ho e che la casa fornisce ha il raggio più piccolo. Quindi qui invece io vedo in base alle misure che il raggio deve essere più grande. Quindi è una cosa che io devo autocostruire. Amen. Dice, signor De Luca, e lo faccia. Noi paghiamo quello che ci si va a dare. Io, a dirvi la verità, avrei a fare una radio, così in dialetto. Cioè, se io mi veramente avessi a fare una radio, chi sta non mi ha dato un tappaccio, ma chi è che sto prendendo? Non ho una rocca. Dice, chi sto lo farà a radio così all'improvviso? Cioè, non sto scherzando, devo fare una radio religiosa, radio messaggio cristiano. No, anzi, poi c'è adesso un nome. Cioè, una radio religiosa, e fare. Dice, ma guardi che frequenze non ce ne sono più. Perché tutta scala, de battere, di 87 e 500 da quant'è fino a 104, allora era 104, poi l'hanno estesa a 108 MHz, era tutta occupata. Quindi dici, una falla questa radio, ci può girare, ci può fare la frequenza di no, dici, quindi non c'è. Ci si va, date, mi faccio sto passare a muro, poi faccio l'antenna, allora io, perché io veramente ci sono, non passava a muro, perché scusa. E quindi guardate, se voi mi facete fare la radio, cioè, io mi faccio l'antenna, va. Il ballo chiaro all'amico tuo, io parlo chiaro, dice, no? Dice, guardate, se voi mi aiutate a fare la radio, io faccio l'antenna, le antenne, perché loro costruivano i trasmettitori, pensate, figliolo, i trasmettitori loro, che poi diventava una casa, diciamo una ditta a livello internazionale, li spedivano pure all'estero, poi queste qua i trasmettitori. Allora, questo dice, signor De Luca, però dice, non la possiamo aiutare, dice, perché non ce ne sono più frequenze. Ci si va dati. Vedete che mi ha detto che posso fare ancora radio? Non si sbaglia. Mi disse che ancora sogno in tempo. Questo mi va a tanta faccia. Lo tecnico. Poi va dava all'auso, in ta faccia. Dice, cuccio potte, cuccio disse. I che pensavano? Hanno pensato che me l'avevano detto che era dell'esco posto, che allora c'era l'esco posto a Messina. Quindi ci venne una pacchicetta smaledda. Dice, ma se ci fosse che era, mi ha smette cosa chi no? Quindi si è fatto uno che dice, ma dice, signor De Luca, vadassa, dice, non ci possiamo dire, non ci dobbiamo dire, non ci potessimo dire, però dice, siccome lei andava a fare Purintin, ci diciamo, ce n'è solo una. Dice. Ce n'era, ecco perché è ancora in tempo. Amen? È ancora in tempo. Io ci disse, Odissio, che non si sbaglia che tu potessi. Ci sa, allora guardate, dammene da fare, no? Ci se voi mi facete cosa, insomma, sto trasmettitore, l'antenna, tutte cose, e io faccio, infatti ho fatto la matrice, l'ho costruita io, sempre con l'aiuto del Signore, mi ha dato sapienza, e questo qui, fratello, sapete quante antenne che ci fece, che se poi li spedivano anche all'estero, in giro, per fuori, perché poi loro gli montavano i cavi, cose, insomma, facevano, loro li completavano, no? E me ne fecero pure antenne pure a me, no? Io ho fatto il traliccio, poi i fratelli sono venuti in terrazza, io feci il traliccio, loro mi hanno montato tutta l'antenna che era 18 mesi alta, su terrazza, 18 mesi era alta. Fratelli, e con un trasmettitorino piccolo coprivo tutto Reggio e arrivava fino a Taormina, da parte da. E quelle si complementavano, chi del Reggio, che c'era uno che trasmetteva in una radio libera, non mi ricordo come si chiama, e dice, sono contento che si sente che c'è una radio religiosa, così, così, gloria a Dio. Insomma, fratelli, sapete come andate a finire? Che loro,
Io ci facevo antenne, no? Le antenne e anche altri lavori poi per costruire loro i trasmettitori. E loro mi hanno fatto il trasmettitore e tutte cose e facevamo cambio merci. Io ci facevo, e ci scontavo i soldi del trasmettitore con le cose che io gli facevo, gli costruivo. Alleluia. Amen. Ora, ecco, questo è brevemente la storia delle origini della radio, no? Visto siamo le origini dell'universo, le origini della radio, sono avvenute così. E con questo il Signore mi ha voluto ricordare e dire alla Chiesa che non bisogna essere precipitosi, perché quando una cosa è da parte di Dio, si può scatenare tutto l'universo, ma non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. La cosa andrà avanti per come dice il Signore. E se noi dovessimo effettivamente, alleluia, pensare o volere anticipare o posticipare i tempi o le cose che il Signore deve fare, non ci riusciamo. Perché il Signore, sapete che fa? Ne piglia carichi e dice, no, non è cosa tua, e ci mette da parte. Amen. Quindi questo... per dire, ecco, come il Signore, che tante volte noi vogliamo fare, no, ma se io non faccio questo, poi il Signore non fa questo, quello, ma che stai dicendo? Tu prega, noi preghiamo, perché se la cosa è gradita a Dio, quando le cose sono gradite a Dio, intanto noi dobbiamo chiedere, Signore, è gradita a te? Infatti io, Signore, tu vuoi che io faccia radio? È da parte tua oppure sono io? Che ho l'obbe pure della radiotecnica e voglio farmi venire sto spilo, dire, no? Amen, gloria al Signore. Quindi, allora il Signore mi ha dato la risposta che era da parte sua, mi ha detto che ancora non era il tempo, amen? Quindi io, fiducioso, mi sono cullato, ho detto, quando sarà il tempo il Signore me lo rivelerà. Però poi, vedete, mi stavo dimenticando. Allora subito, vedete, il Signore, mentre lavoravo, dice, che facessi, ti scudasti? Quanto tempo dovevo aspettare? Io disse, sì, aspetta, non è ancora il tempo, ma quanto tempo? Signore, hai ragione, subito. Allora, vedete, sia glorificato Dio, che da quel giorno ancora la radio consola tanti cuori. Nutre tante anime, bisognosi del vero cibo spirituale. Amen, gloria a Dio. Vogliamo allora passare alla lettura della parola di Dio, come il Signore l'ha stabilita, leggendo nel capitolo 19 dell'Apocalisse, e dal versetto 11. Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele ed il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco, e sul suo capo vi erano molti diademi, ed aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui. Era vestito di una veste intrisa nel sangue, ed il suo nome si chiama la parola di Dio. E gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, vestiti di lino finissimo, bianco e puro. Dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni. Alleluia. Egli governerà con uno scettro di ferro ed egli stesso piggerà il tino del vino della furente ira di Dio onnipotente. E sulla sua veste e sulla sua coscia portava scritto un nome, il re dei re ed il signore dei signori. Poi vidi un angelo in piedi nel sole che gridò a gran voce dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo, venite, radunatevi per il grande convito di Dio, per mangiare le carni di re, le carni di capitani, le carni di uomini provi, le carni di cavalli e di cavalieri, le carni di tutti gli uomini liberi e schiavi, piccoli e grandi. E vidi la bestia e il re della terra con loro eserciti radunati per far guerra contro colui che cavalcava il cavallo e contro il suo esercito. Ma la bestia fu presa e con lei il falso profeta,
che aveva fatto prodigi davanti ad essa, con i quali aveva sedotto quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia e quelli che avevano adorato la sua immagine. Questi due furono gettati vivi nello stagno di fuoco che arde con zolfo. Ed il resto fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Alleluia, amen, alleluia, amen. Alleluia. Dice Giovanni, insomma io non l'ho letto, poi subito con il capitolo 20 dice: poi vidi un angelo che scendeva dal cielo, che aveva la chiave dell'abisso e una grande catena in mano, e gli prese il dragone, il serpente antico, che è il diavolo, e lo legò per 1000 anni, poi lo gettò nell'abisso, che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per poco tempo. Ecco, vedete come ogni cosa il Signore la fa in una maniera perfetta. Vedete, non è precipitoso nel fare le cose e non le fa così a casaccio. Sono tutte, vedete, studiate alla perfezione. Infatti, vedete, prima di legare il diavolo per 1000 anni, e rinchiuderlo nell'abisso, allora lui perché, gloria all'Altissimo, anche questo vedete, perché guardate, in questo istante il Signore mi ha dato una cosa bella, e pensate che mentre leggevo mi sono fermato, voi avete visto con il versetto che concludeva il capitolo 19, no? Poi mi sono sentito, il Signore mi ha fatto sentire di continuare a leggere alcuni versetti. Guardate, poi vidi un angelo che scendeva di dal cielo, che aveva la chiave dell'abisso e una grande catena in mano, e gli prese il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo logò per 1000 anni. Vedete quindi che quel serpente, il serpente antico, era il diavolo che si era praticamente incarnato nel serpente. Alleluia, amen. Per sedurre Eva. Alleluia. E allora guardate, però prima noi abbiamo, o meglio il Signore mi ha fatto leggere, dice che Giovanni vide il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele ed il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. Giudica e guerreggia con giustizia. Noi vediamo vivi, allora il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele ed il verace, ed egli giudica e guerreggia, dice, con giustizia. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco, e sul suo capo vi erano molti diademi, ed aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui. Era vestito di una veste intrisa nel sangue, e il suo nome si chiama la parola di Dio, che si è fatta carne, cioè Gesù. Alleluia. Amen. E allora guardate, avviene quindi questa battaglia sulla terra, ma non è solo una battaglia, vedete, alleluia, a livello umano soltanto, materiale, ma è anche una battaglia a livello spirituale. Alleluia. Perché, vedete, colui che cavalca il cavallo bianco, che si chiama, dice, il fedele e il verace, che è la parola di Dio, ha al suo seguito un esercito. Amen. E gli eserciti, dice, che sono nel cielo, lo seguivano su cavalli bianchi vestiti di lino finissimo, bianco e puro. Dalla sua bocca, cioè dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo bianco, che era, ecco, il capo, che è Gesù, e al suo seguito ha l'esercito celeste, amen, dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni. Alleluia. Egli governerà con uno scettro di ferro, ed egli stesso piggerà il tino del vino della furente ira di Dio onnipotente.
Quindi avviene questa battaglia a livello spirituale e materiale. Allora, il Signore avrebbe potuto, seguite attentamente, ecco, guardate, gloria a Dio, come certi particolari a noi possono sfuggire. Lui avrebbe potuto far legare Satana per 1000 anni, amen, e poi combattere con il suo esercito Gesù. Guardate la lealtà di Dio. Dice no, perché io devo sconfiggere Satana e il suo esercito o i suoi eserciti, prima di incatenarlo, perché lui non abbia a dire: lui mi ha fatto incatenare e gettare nell'abisso prima, in modo che lui ha avuto poi la vita più facile e ha potuto vincere. Amen. Dice no, perché guardate, il serpente antico Satana, che lo sgride l'Eterno, quanto è astuto e malvagio, no? Uscendo fuori dall'abisso, no? Dopo i 1000 anni, avrebbe detto: che ve ne pare? Mi ha fatto incatenare prima! Ecco perché lui ha vinto con i suoi angeli, perché mi ha fatto gettare nell'abisso, perché se io fossi rimasto fuori l'avrei combattuto e vinto. E tanto il Signore cosa mi ha dato da capire? Ecco, è pure strano che il Signore mi ha fatto leggere questo versetto successivamente, che io dovevo leggere, insomma, qui. Perché effettivamente, in modo tale che lui, dopo aver sconfitto Satana con il suo esercito spirituale e con il suo esercito fisico materiale sulla terra, guidato, guardate, gloria all'Altissimo, come effettivamente, guardate, e allora, egli governerà con uno scettro di ferro, ed egli stesso pingerà il tino del vino della furente ira di Dio onnipotente. Egli stesso pingerà, quindi combatterà contro tutte le schiere, le forze del male. Amen. Sia celesti, quindi spirituali, che terreni. Alleluia. E sulla sua veste c'era scritto... e sulla coscia portava scritto un nome: il re dei re e il signore dei signori. Perché vedete, ora lui, Gesù, viene per regnare, non, vedete, come è venuto la prima volta per essere immolato, per andare in croce e morire apparentemente sconfitto per gli increduli, per i profani, per quelli che non conoscono la verità. Alleluia. Amen. Perché dice: poi vidi un angelo in piedi nel sole che gridò a gran voce dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: venite, radunatevi per il grande convito di Dio. Guardate come effettivamente, ecco, il sole che è, diciamo, una stella, quindi una massa luminosa, incandescente, no? Formata da Dio, da quelle particelle che compongono Dio il Padre e Gesù Cristo stesso, no? Come, essendo delle cose create, come non hanno potere sulle forze spirituali. Infatti l'angelo sta con i piedi nel sole, il sole l'avrebbe bruciato, l'avrebbe sciolto, carbonizzato. Invece ecco la potenza di Dio, alleluia, che ecco perché gli elementi infiammati si dissolveranno, quindi si disintegreranno, si scioglieranno, alleluia. Vedete come effettivamente il sole, voi dovete immaginare il sole, guardate, non come una cosa che brilla nel cielo,
Dice, che bello come ora mi faccio abbronzare. Vedete che il sole, lui nella sua forma che ha e composizione, è come la lava che esce da un vulcano. Il sole è in quella maniera. Ecco, potremmo, io per farvi capire, non è così, cioè non prendete alla lettera, è solo, io porto degli esempi per far capire bene le cose, amen? Alleluia. Allora, è come se il sole fosse un vulcano scoperto, senza la terra che lo copre, senza il cratere, amen, che lo fa sfogare. Perché dentro il vulcano c'è questa lava, questa massa incandescente. Fratelli, che quella scioglie ogni cosa. Se qualcosa vi entra dentro, la scioglie. Siano essi metalli o pietre, quello che è, scioglie tutto. Amen? Così è il sole. Amen? È un lo chiamano, gli scienziati lo chiamano plasma. Amen? Ecco perché il Signore allora, quando io non lo sapevo nella mia ignoranza e ingenuità, certo il Signore mi dava quei vocaboli difficili che io non comprendevo, poi Lui me le spiegava. Quindi ecco perché il Dio è fotoplasma, amen? Perché la composizione di Dio è plasma, è come internamente, com'è che noi internamente avemmo canne, cusango? Però con la pelle che abbiamo di fuori, con la carne che copre, non si vede niente. Però se ci tolgono la pelle, no? Allora comincia a nascere fuori o sangue, la carne. Amen, gloria a Dio. Tutte così Dio ha il suo corpo, però internamente è formato di tutte queste cellule. Amen. Come siamo formati noi? Mentre noi altri siamo carne e sangue, lui è fotoplasma, è plasma. Amen. Però sempre con il nostro corpo. Attenzione, che noi non siamo simili a Dio, perché effettivamente noi dobbiamo fare parte della materia, non dobbiamo fare parte delle cose celesti. Quindi no, la nostra composizione è un po' diversa da quella sua e da quella degli angeli. Amen? E noi vediamo effettivamente che la composizione degli angeli è composizione più, che si avvicina molto a Gesù. Amen? Che, vedete, l'angelo stesso non viene bruciato dal sole. Alleluia. Amen? Perché la composizione dell'angelo è ancora più potente della composizione del sole stesso. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. E allora, quindi, l'angelo, vedete, stando nel sole, invita tutti gli uccelli. Questo per far capire che Gesù è entrato in azione. E ci saranno morti dappertutto. Quindi, di anima, ecco, sia glorificato Dio, grazie Gesù. Guardate che cosa bellissima e meravigliosa che mi ha dato questa. Come Pietro che dice, questa terra che è stata tratta dall'acqua, che era sommersa dall'acqua e tratta dall'acqua, ora è destinata al fuoco. Alleluia. Amen. Alleluia. E allora, praticamente, il Signore mi ha dato da capire questo. Vediamo se riesco io a spiegarlo a voi. Alleluia. Praticamente l'angelo ora invita tutti gli uccelli per dire, vedete che ci sarà come ai giorni di Noè la distruzione di
uomini, donne, bambini, animali. Amen. Però con il fuoco. Alleluia. Benedetto sia l'Altissimo. Alleluia. Cioè, ecco, con il fuoco di Dio. Cioè, entrerà in azione, attenzione, non ancora quel fuoco distruttore che distruggerà l'intera creazione, ma con il fuoco dello Spirito di Cristo, mediante, ecco, quella spada che esce dalla bocca di colui che cavalca il cavallo bianco. Alleluia. Amen. Allora, per farvi capire, mentre a cose fresca fresca, Dio è fuoco consumante. Amen. Ora, Gesù, con il suo esercito, combatterà il diavolo e i suoi eserciti. E la bestia che c'è sulla terra, con i suoi eserciti, cioè con tutti i suoi credenti, con tutti i suoi pogoroni. Amen. Piccoli, grandi, guardate, quindi capo di Stato, alleluia. Guarda, infatti, guardate, poi un angelo in piedi nel sole che gridò a gran voce dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: venite, radunatevi per il grande convito di Dio, per mangiare le carni di re. Amen. Guardate come non viene escluso nessuno, per mangiare le carni di re, perché i re della terra sono venuti per prostrarsi davanti alla bestia e hanno collaborato con la bestia. E quindi il giudizio di Dio incomincerà dai capi di Stato di tutta la terra. Alleluia. Per mangiare le carni di re, le carni di capitani, le carni di uomini prodi. Infatti, perché tutta questa gente altolocata, che cosa fa? E se va prostrata davanti a bestia. Alleluia. E allora ecco colui che cavalca il cavallo bianco, con al suo seguito il suo esercito, che come abbiamo detto, egli era vestito di una veste intrisa nel sangue e il suo nome si chiama la parola di Dio. Perché intrisa nel sangue? Per far capire, io sono colui che voi avete crocifisso. Come un agnello muto davanti a chi lo tosa, non ho aperto la bocca. Perché il Padre mio mi ha ordinato di fare le veci di un agnello. Amen? Ma mi ha fatto anche la promessa che un giorno mi farà cavalcare un cavallo bianco e al mio seguito avrò gli eserciti del cielo che cavalcheranno anche loro cavalli bianchi, alleluia, ed io combatterò con la spada che esce dalla mia bocca, fuoco consumante per i disubbidienti, gloria all'Altissimo, alleluia, ora dalla massia la maia, alleluia. Quindi venite, radunatevi per il grande convito di Dio, o voi uccelli del cielo, alleluia, uccelli rapaci, quelli che si mangiano le carni, le carogne. Quindi tutti i re vengono ecco, paragonati a delle carogne, perché gli animali non è che si mangiano le persone vive, gli uccelli del cielo, si mangiano le carogne, vengono chiamate carogne, cioè le persone morte, alleluia, amen, perché sono state colpite dalla spada di colui che cavalca il cavallo bianco, alleluia. Quindi venite, alleluia, per mangiare le carni di re, le carni di capitani, le carni di uomini prodi, le carni di cavalli e di cavalieri, le carni di tutti gli uomini, guardate, tutti gli uomini
che hanno seguito la bestia. Dice, fratello, ma tu stai correndo avanti per dire la bestia, ma qui non parla la bestia. Alte, non parla in questo momento, ma il Signore sta facendo parlare me. E ora ce ne accorgiamo. Alleluia. Amen. E le carni quindi di uomini prodi, le carni di cavalli e di cavalieri, le carni di tutti gli uomini liberi e schiavi, piccoli e grandi. Vedete come avvenne ai tempi di Noè. Ai tempi di Noè, chi perirono, chi morirono? Re, capitani, cavalli, cavalieri, uomini prodi, piccole, grandi, lattanti, donne incinte. Vedete, gloria a Dio. Ecco, e infatti il Signore ha detto come i giorni di Noè. Alleluia, gloria all'Altissimo. Piccole e grandi. E vidi, ecco, vedete, e vidi la bestia e il re della terra con i loro eserciti. Ecco, vedete, perché fratelli, questi messaggi non saranno accettati né approvati dai re della terra e neanche dalla bestia, non saranno accettati. Perché noi facciamo parte dell'esercito di Cristo. Mentre Gesù cavalca il cavallo bianco con gli angeli, che anche loro cavalcano, cavalli bianchi e vestono, dice, veste di lino fino, noi combatteremo sulla terra, ma non, fratelli, chi cannone, chi con le spade, chi boom a mano, pure chi. Noi combatteremo come combatte Gesù. Gesù combatte con la spada che esce dalla sua bocca, e noi combattiamo pure con la spada che esce dalla nostra bocca, che è al servizio di Dio. Alleluia. Questa è la battaglia. Questa è la battaglia. Ecco perché, fratelli, allora il Signore in quella visione, a occhi aperti, e non dormì, non era un sogno, era realtà, mi ha fatto vedere quella spada e poi mi disse, prendila e con questa percuoti i regni della terra. Fratelli, non è cosa da poco. Io da questo pulpito, sono stato arruolato all'esercito di Cristo sulla terra. Alleluia. Non mi ha dato delle armi esplosive, armi nucleari, mi ha dato la spada della sua parola. Con questa spada, io sto seguendo il mio maestro Gesù, insieme a voi, fratelli, perché se voi vi lascerete vestire di vesti di lino fino bianco e puro, anche le vostre bocche, dalle vostre bocche usciranno delle spade acute, affinate, per fare parte dell'esercito di Cristo. Alleluia. E noi vinceremo perché siamo con Gesù. Quelli che sono con la bestia sono già destinati a morire, siano essi re, capitani, capo di Stato, uomini ricchi, uomini poveri, grandi, piccoli. Amen, gloria a Dio, alleluia, alleluia. E la bestia, e vidi quindi la bestia, vedete, e il re della terra con i loro eserciti radunati per far guerra contro colui che cavalcava il cavallo e contro il suo esercito, quindi suo esercito celeste e terreno, perché il diavolo, che lo sgrida l'Eterno, ha il suo esercito celeste e terreno. L'esercito celeste lo guida lui, Satana. L'esercito terreno lo guida la bestia. E tutti i re della terra, vedete, sono al suo seguito. Alleluia. Forse ci saranno alcuni, chissà, il Dio lo sa, magari. Non tutti. Alleluia. Il Dio lo sa. Non stiamo qui, non ci ha dato il Signore. Però questa sera la parola di Dio ci parla chiaro e lo Spirito Santo ci attesta che così andranno le cose. Alleluia. Perché, vedete, Satana, dopo la sua sconfitta celeste e terrena, perché vedete, allora
Lui prende allora il capo, guardate, che poi sarebbero due. Benedetto l'Eterno. Sarebbero due. Perché sono la bestia e il falso profeta. Loro che guidano tutto l'esercito terreno, diabolico però, con la menzogna, con la bugia. Amen. Gesù invece, alleluia, guida il suo esercito con la verità. Alleluia. E il Signore non ha la bestia. La bestia ce l'ha il diavolo. Il Signore ha sulla terra colui che ha detto, colui al quale gli ha detto: prendi questa spada e con questa percuoti i regni della terra. A buon intenditore, poche parole. Perché io conosco un fratello, appunto, che da sveglio, amen, il Signore gli ha fatto vedere una spada nel cielo e poi gli ha detto: prendila e con questa percuoti i regni della terra. Alleluia. Amen, gloria a Dio, alleluia. Quindi, e la bestia fu presa e con lei il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti ad essa, vedete? Davanti alla bestia, aveva fatto prodigi. Quindi miracoli, ogni sorta di cose. Oh, fratello, cosa che una persona, manco un re della terra può fare. Quel capo religioso, perché è un capo religioso? Alleluia. Perché vedete, per servire Satana, non è che ci vuole un capo così militare, ci vuole un capo religioso. E lui, l'avversario, il serpente antico, ha scelto la bestia. Amen? E la bestia che manipola tutto e guida il tutto. Amen? E che pure il re della terra, ci cala una testa. Alleluia. Benedetto sia l'Altissimo. E allora, la bestia, e fu presa con lei il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti ad essa, con i quali aveva sedotto quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia e quelli che avevano adorato la sua immagine. Questi due furono gettati vivi nello stagno di fuoco che arde con zolfo, e il resto, vedete, fu ucciso con la spada che usciva, alleluia, dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Gloria all'Altissimo. Guardate, e il resto fu ucciso con la spada di colui che cavalca il cavallo bianco. Quindi, guardate, allora, il Signore userà il suo esercito celeste per combattere Satana e il suo esercito, no? Sempre lui a capo. Userà il suo esercito terreno, alleluia, amen, i veri credenti che difenderanno la verità, la giustizia di Dio, alleluia, amen, e guidati non dalla bestia. Fratelli, è troppo azzardoso dirlo, però quello che il Signore mi sta dando, anche se è pesante dirlo, fratelli, come l'avversario ha la sua, il suo capo, quindi come il diavolo ha il suo capo sulla terra, che ha sedotto persino il re della terra, Gesù ha il suo capo sulla terra. E gli ha affidato la sua spada, una spada, prendila e con questa percuoti i regni della terra. Non percuote Messina o percuote l'Italia, percuoti i regni della terra. Perché la bestia ha invaso tutti i regni della terra. Da questo pulpito il Signore, ecco, con questa spada, sta colpendo e colpirà tutti i regni della terra, perché tutti quelli che non accetteranno l'invito da parte di Dio,
non accetteranno questa autorità che lui ha scelto, ne pagheranno le conseguenze. Faranno la stessa fine di tutti quelli che non hanno dato ascolto a Noè quando preparava l'arca. Alleluia. Amen. Sembra una cosa da niente, fratelli. Perché vedete, l'avversario copia il Signore. Il Signore ha i suoi e l'avversario ha i suoi. Il Signore ha un capo scelto, diciamo, ecco, com'è che ai tempi di Mosè aveva Mosè. Amen. Gloria a Dio. Ai giorni di Giovanni Battista, però solo per il suo popolo aveva Giovanni Battista. Fratelli, oggi il Signore ha questo pulpito, in poche parole, vai, non vuono. Alla me cutoi dice parci chiaro. Tanto, io sai che mi hanno detto non me lo buono dire. Aggiungono anche questo. Alleluia. Esaltato. Però ci sarà la resa dei conti. E allora gli uccelli dal cielo non si mangeranno solo canne del re, dei capitani, di uomini prodi, di cavalli, di cavalieri, le canne di uomini liberi, schiave, piccole e grandi, ma pure di evangelici. Carne di evangelici che si hanno allargata a bocca tanta e hanno fatto più danno dopo un 8 dicembre che fece il terremoto a Messina. Alleluia. Questi saranno annoverati e uniti quindi a tutte quelle carni che gli uccelli del cielo divoreranno. E fratelli, guardate, io vi dico una cosa. Se non la dico, me ne andrei a casa non soddisfatto, non contento. Mentre la bestia, il falso profeta, saranno gettati nello stagno di fuoco e di zolfo e poi successivamente anche il diavolo, guardate il re della terra e tutti quelli che non hanno amato la verità saranno, come ha visto Giovanni, divorati dagli uccelli, che possono essere simboliche le cose, però prendiamole, guardiamole dal lato realistico, come se gli uccelli effettivamente divorassero tutte queste persone, re, capo di stato, uomini capitani, uomini prodi, libere, cavalli, cavalieri, libere, schiave, piccoli e grandi. Seguite attentamente. Che cosa, perché il Signore gli ha fatto vedere a Giovanni che tutte quelle persone, ripeto pure gli evangelici, che si vantano di essere credenti, essere figli d'Abramo, che noi siamo figli d'Abramo, no? Allora, quindi dice uno allora, guarda, attenzione, fratelli, chi non si piega a questo volere di Dio, a questa autorità che il Signore ha messo in questo luogo e su questo pulpito, ne pagherà le conseguenze. Si vuole mettere in testa. Ca figliole, se arriviamo all'ultimo tempo, casa va a parlare chiaro. Alleluia. Ecco qual è la spada di percuotere il regno della terra. Perché, fratelli, questo parlare di questa sera, dalla mia bocca, che è la spada di Dio, di Gesù, sta colpendo tutti quei re della terra che si prostrano davanti alla bestia. Questo parlare colpirà questa sera tutti gli uomini prodi, cavalli, cavalieri, piccoli, grandi, fratelli, come ai tempi di Noè, ripeto. Alleluia. E il Signore gli ha fatto vedere a Giovanni che l'angelo ora proclamava, gridava a gran voce, dicendo agli uccelli, ordinava agli uccelli, venite per il grande convito di Dio, per mangiare queste carni. Magari a voi non è arrivato il pensiero, con il pensiero non ci siete arrivati. A me sta martellando del continuo sto coso. Gli uccelli, mangiando le carni, che cosa fanno? Avanti, vai aiuto.
Non avete gabinetto a casa? Che ti interessa se l'abbiamo gabinetto? Per fare capire meglio la cosa, non avete gabinetto a casa? Io ho l'aio, figlioli! Non è del lusso? Non è del lusso, ma l'aio, le avere per forza! Perché? Chiedo che mangio, vai a deposito già! Sotto forma di escrementi! Quello che mangeranno gli uccelli da tutti gli uomini prodi, il re della terra e i falsi credenti, il Signore li tratterà come escrementi! Come cacca! Ecco perché ho fatto quella domanda, vedo gabinetto, per aiutarmi a capire la cosa. A me, guardate che, agli occhi di Dio, tutti quelli che non hanno amato la verità, come il Signore li tratta, come escrementi proprio, come sterco, come volete chiamare, chiamiamolo come volemmo, ma sempre chi due? Sempre chi due? Amen, gloria. Guardate che fine gli farà fare ai loro corpi, come escrementi, e le loro anime poi andranno nell'inferno. Che prendono alla leggera queste cose da parte di Dio? Alleluia. Che si ridano pure. Alleluia. Che si ridano pure tutti questi sapientoni che abbiamo a partire da Messina e facciamo tutto il giro di tutto il mondo. Che si ridano pure. Però c'è un detto che dice: ride bene chi ride per ultimo. Amen. E Dio se l'ha dato. E benedetto in eterno. Amen.
Alleluia, alleluia, benedetto il tuo santissimo nome. Alleluia, gloria al tuo nome, sì, oh Signore. Alleluia, questa sera. Alleluia, gloria al tuo nome, questo tuo parlare. Signore, è un invito, una chiamata alle armi. Alleluia, sì, Signore. Alleluia, per prendere parte del tuo esercito. Signore, qui in terra e unirci al tuo esercito celeste. Signore, per avere, Signore, tutti lo stesso capitano che sei tu. Alleluia, Gesù, alleluia, gloria al tuo nome. Quindi, oh Signore, dacci questa divisa, Signore, candida e pura, di lino finissimo. Alleluia, bianco e puro. Alleluia, alleluia, gloria al tuo nome. E per combattere insieme agli angeli, Signore, che ti seguono su cavalli bianchi. Alleluia, così, Signore, fai che questo tuo parlare possa essere, Signore, questa sera accettato, Signore, di vero cuore, Signore, e che ognuno ne possa fare grande tesoro per la propria vita, per la propria anima, per il proprio futuro terreno e celeste. Alleluia, gloria al tuo nome, così accompagnaci come sempre alle nostre case con la tua santa unzione e benedizione, nel nome ed insieme a Gesù, che con te lo benediciamo in eterno. Amen, amen. Ed eccoci qua, abbiamo insieme seguito quest'altro meraviglioso culto. Vi ricordo che è disponibile sul nostro canale YouTube, la nostra pagina Facebook, insieme con tutti gli altri culti già trasmessi e con le dirette del fratello Nino, che vanno in onda in diretta ogni domenica mattina alle 10:15 via radio su YouTube e Facebook, come già detto. Se desiderate contattarci per qualsiasi motivo, potete farlo benissimo a questo numero 349 64 11 232. Lo ripeto per chi ci segue per la prima volta: 349 64 11 232. Ringraziamo il Signore che ancora oggi ci ha dato l'opportunità di poter seguire il culto, poter stare alla sua presenza e ricevere da Lui ciò che Egli ha stabilito per ognuno di noi. Conserviamolo sempre in un cuore puro e semplice, perché ne troveremo beneficio al momento opportuno. Bene, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima trasmissione del culto e della diretta del fratello Nino. Radio Messaggio Cristiano vi darà compagnia ancora con una trasmissione, mentre su YouTube e Facebook potete guardare i culti, seguire i culti già trasmessi ed ogni sera ricevere il saluto della buonanotte da parte del fratello Nino attraverso il versetto e il commento del calendario di Radio Messaggio Cristiano. Pace ancora da Radio Messaggio Cristiano e alla prossima trasmissione del culto.